Questa è la prima parte del nostro lavoro. Ora mi è avanzato un po' di colore. Facciamo così. Tiriamo una mezza linea d'orizzonte. Ecco, gli strumenti che ho usato sono tra i più semplici di tutti. Una lastra di vetro che uso come tavolozza, in modo che sia sempre facile pulire, colori acrilici, una spatolina per prendere il colore, un po' di bianco, un vasetto pieno d'acqua per pulire i pennelli e qualche pennello, tutto qui. Sono colori acrilici, pennello molto rugginoso e adatto allo scopo. Beh, aspettiamo che asciughi e poi andremo avanti. C'è bisogno di una grandissima precisione, tanto come poi vedrete alla fine diventerà tutto una cosa diversa da quello che uno potrebbe pensare inizialmente. Questi materiali che mi serviranno, pennelli, colori e vediamo un po' come fare. Questo è per il momento il nostro piccolo lavoro. Ecco, questo è quello che è al momento venuto, però non è naturalmente finito. Questo è il nostro, diciamo così, punto di partenza. Ecco, col lavoro sono andato un po' avanti e quindi si può vedere comunque quello che è stato fatto senza grandi problemi. Il quadro adesso è finito, vi avevo fatto vedere qualche altro tutorial come realizzare un cielo e da un cielo, diciamo così, normale ho realizzato una composizione di fantasia utilizzando varie tecniche e questo è quello che è venuto giocando un po' con le forme e con i colori. Bene, non ho altro da aggiungere, vi auguro soltanto di divertirvi e alla prossima.